Presidente, legge approvata, dopo 20 anni l'Abruzzo ha la sua Film Commission. Era ora, era una grave mancanza che abbiamo dovuto scontare perché per ben 2 cicli di programmazione programmati dalle giunte di sinistra nei fondi europei, nel Fondo Europeo di Sviluppo Regionale, che è il tradizionale fondo da cui attingono tutte le regioni per alimentare la Film Commission e le produzioni cinematografiche, non c'è mai stato un euro a disposizione. Abbiamo fatto la nuova programmazione, abbiamo dovuto attendere la fine del 21 per presentare questa programmazione alla Commissione, che solo 3 mesi fa ha approvato, quindi il tempo di andare poi in Consiglio regionale e far approvare questa legge fondamentale, di testo unico molto ampio sulla cultura, l'arte e lo spettacolo dal vivo, quindi tante materie, ma diciamo, tra le tante c'è finalmente anche gli articoli che sono dedicati, che autorizzano la Regione Abruzzo ad avviare il percorso per costituire la fondazione, farlo insieme ai comuni capoluogo, alle province, ai comuni a vocazione turistica, alle camere di commercio. Io spero che anche le categorie produttive attraverso le camere di commercio vogliano contribuire anche patrimonialmente alla costituzione della fondazione per fare sistema tutti insieme e presentare quindi all'Italia e al mondo il prodotto Abruzzo con i suoi paesaggi, i suoi scenari e a breve, anche grazie alle nuove produzioni che vi si potranno svolgere, le maestranze qualificate che possono contribuire a portare qui le produzioni e a fare film che poi faranno vedere la nostra regione, i nostri luoghi nel mondo intero.